Kim Rossi Stuart torna al cinema con Questione di cuore di Francesca Archibugi, al fianco di Antonio Albanese, Micaela Ramazzotti e Francesca Einaudi. Questione di cuore, siete appunto due ex malati di cuore in questo film e questa amicizia bellissima tra due uomini. Secondo voi esiste questa amicizia così veramente profonda tra due uomini? Come? Non può esistere. Risponde lui perché abbiamo appena litigato e non me la sento di... Ma certo, anzi, devo dire, per quanto mi riguarda, che diciamo, è stata una delle motivazioni che mi hanno spinto a fare questo film. Il desiderio di raccontare proprio l'amicizia, un'amicizia grande, un'amicizia forte tra due uomini. Esiste, e si deve cercare, come si dice spesso, ci sono degli amici e degli amici, pochi ma buoni, e quella è una grande amicizia che sfiora quasi l'amore a tratti, cioè un'amicizia proprio di fedeltà, e noi abbiamo tutti bisogno, perché per fortuna non siamo proprio animali, quindi c'è questo, e allora lavorare su questa amicizia è, per quanto riguarda almeno il mio lavoro, comunque quello di attore, è stato interessantissimo. E poi cercare anche di portare a galla questa cosa. L'amicizia è fondamentale, bello, gli amici sono importantissimi. C'è una scena in cui voi due siete nel letto insieme, vi divertite, fate un sacco di risate, ma vi siete divertiti veramente tanto. Sì, sotto le coperte dovevo fargli dei trucchetti, delle robe che lo eccitavano molto, e allora questa cosa non l'accettava dentro di sé, allora generava questa ilarità. No, è stato, lì abbiamo riso veramente, ma per ore e ore. Ma per ore e ore. È una cosa. Si vedeva perché ridevano tutti in sala. Ah sì, ok. Perché mi guardi così? Perché come la guardo? Da dove mi guardi? Questa è la domanda. Te guardo con l'occhio dell'innamorato. Questa notte dormiamo stretti. Oh. Che c'è? Mi fa impressione. Non mi respiro. Ma mi fa effetto. Come essere diretti da una regista donna come Francesca Archibugi? Non è la prima volta. Io ho fatto altri film diretti da donne. Non c'è una diversità, dipende dal tasso di mascolinità intrinseco in questa donna in questione. Io è la prima volta, comunque tutta la vita sono diretto da donne, quindi, però è la prima volta in un film e lei è un caterpillar, cioè è veramente un maschiaccio, nel lavoro è forte, come sono le donne, viva le donne, una dimostrazione di come la donna può veramente in tutto e per tutto essere sempre superiore. Una domanda, come si fa a essere uomini di cuore secondo voi? vai tu. Bisogna sempre... Si fa con passione, insomma, è una domanda... Dovresti essere un po' più specifica. La domanda... Però se il senso è come si fa ad essere più generosi, più di cuore, più altruisti, sì. Però si può fa, crescere insomma, anche in quello. Insomma. Si fa, secondo me c'è quello, se anche coccoli il contorno, insomma, se si può assolutamente. Tutti abbiamo un potenziale in tutto e anche per questo. Ma sai che sei l'unico uomo al mondo che si fida di me? Loredana! Ma che stai grigio? Ma che stai, lo sta? Loredana! Eccoci qua! E l'amicizia è insieme a... all'intesa con una donna, insomma, è fondamentale, insomma, non potrei vivere senza i miei amici. Due anni fa Kim ha iniziato il suo percorso da regista con Anche libero va bene. Lavorando da tempo a una storia, spero entro il prossimo anno di metterla in piedi, però ho sicuramente uno o forse due impegni da attore prima. Tratta all'incirca? Ci puoi dire il tempo? Non ti posso dire perché non lo sto scoprendo giorno dopo giorno anch'io. Prossimamente invece girerà il nuovo film di Virzì. Adesso a maggio inizio il film di Virzì, di Paolo Virzì, sì. Dove Micaela, credo che non ci la prima cosa bella, un Miss Bagni Pancaldi, uno dei due, non so quale dire. È film nel quale ritroverò la mia moglie e compagna di viaggio Micaela Ramazzotti, però questa volta nelle vesti di mia madre e io di suo figlio,
è forse un po' un classico quello di alla mia età dare la priorità al cinema, però dovrò presto ritagliarmi assolutamente 2 o 3 mesi per il teatro. Ciao a tutti, ciao belle cose.